Al momento, il nucleo dell'attività del centro di acquacoltura dell'Università del Salento, qui sul bacino di acquatina a Frigole, è in questo laboratorio. Ci lavora una dipendente dello spin-off Tecnosea, che porta avanti due diversi progetti. Con lei, in questa struttura, soltanto altri due tecnici dell'Ateneo. È l'unico baluardo di un centro nato nel 2007 con grandi ambizioni e dotato di grande potenzialità. Fatta eccezione per un analogo centro alle Canarie in Spagna, è l'unico esempio in ambito europeo di luogo di ricerca produttiva, quindi immediatamente trasferibile. Ma la progressiva indisponibilità di risorse finanziarie ai 600.000 euro per la fase fase startup non sono seguiti altri stanziamenti e la scarsa sinergia interistituzionale a partire dalla fine del 2010 ne hanno progressivamente ridimensionato l'operatività. Naufragato un primo tentativo di avviare nel 2011 una forma di partenariato pubblico-privato coinvolgendo imprenditori della filiera, Acquatina ha iniziato di fatto a svuotarsi, le vasche a sgretolarsi, le griglie ad arrugginirsi. Costose manutenzione e sorveglianza ci vorrebbero almeno 200.000 euro l'anno soltanto per tenerla aperta. Da qui il rinnovato SOS dell'ateneo. Intanto si interverrà a breve per completare la struttura e assicurare una minima manutenzione e, nell'ambito di un progetto che vede coinvolti tutti i comuni della fascia costiera adriatica, per riqualificare l'ambiente e attivare percorsi naturalistici nella zona in cui ricade il bacino artificiale. Per il futuro, che non potrà essere che in una nuova forma di partnership pubblico-privato, l'Università proporrà a chi siederà al tavolo interistituzionale da convocarsi nei prossimi giorni un ambizioso piano di valorizzazione. Di tutto il territorio, quindi anche la fruizione dell'area per scopi di tipo turistico, didattico e sportivo.